manca il tramonto del mio villaggio. Mi manca quando io sapevo dove si trova il mango che è maturato. So dove si può pescare, che trovo pesci, anche se non trovo pesce, però so l'acqua, come si blocca per poter pescare. Ho pensato, ho approfondito e ho detto basta. Io in questo paese non posso realizzare i miei sogni, i miei desideri, tutto quello che mi dicevano i miei genitori, tutto quello che io ho dentro, non ce la facevo più. Se qua in Italia non ci fosse la possibilità di far entrare anche tua figlia e tua madre, voi vorreste rimanere qua? Cioè, siamo andata a parlare sulla strada, a far capire la nostra voce. Siamo stati picchiati, messi in prigione, ammassati. E poi chi è ancora in vita, che è uscito, come me, come altri, siamo fuggiti. Io oggi sono in Italia, che ho chiesto la protezione e ho lo stato di rifugiata politica. E spesso mi domando perché è successo a me. Lei si è mai posta questa domanda? Perché a me? Io ero nato in un contesto, in una società, in una realtà dove combattere le guerre, le violenze era una cosa normale. Noi come altri giovani del Camerun abbiamo detto no, basta così. Il futuro di un paese sono i giovani. Noi studiamo, ci informiamo, ci interessiamo per conoscere ciò che ancora non sappiamo, abbiamo una maggiore possibilità di farci valere, di sentirci liberi. Con l'aiuto di un contatto mi sono trovato in Italia. Sono stata aiutata da qualche guardia che si era affezionata di me e mi ha aiutato a scappare via. Il problema che colpisce queste persone è proprio lo stato in cui vengono accolte, in questo caso il nostro. Una notte è arrivato un camion grande che ha detto chi vuole scappare via, andare in Pakistan, perché i talibani stanno arrivando, perché i nostri padri erano nei campi a difendere l'area dove abitavamo noi. Siamo saliti tutti su questo camion e siamo partiti. Sono qui per parlare con voi, per farvi capire quante persone che sono lì fuori, che sono come me, che hanno avuto la scadenza di essere conosciuta. Ringrazio anche queste persone che mi fanno vuotare il mio sacco, che era troppo pieno. E vi ringrazio per aver ascoltato.